Grazie Presidente, Governo, colleghi senatori. Con questo provvedimento si aggiunge un nuovo importante tassello al grande lavoro svolto in questi mesi dal Governo e dalla maggioranza sul tema dell'energia e su quello del sostegno alle imprese e ai cittadini rispetto al tema dei costi delle bollette, anche nell'ottica degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolar modo, attraverso l'esame della Camera dei Deputati, sono state introdotte a questo provvedimento norme relative al contenimento dei prezzi nel settore elettrico e di quello del gas naturale. Tra molti interventi voglio ricordare quelli sul tema della capacità di rigassificazione nazionale, chiedo scusa, fondamentale nella strategia di diversificazione delle fonti e di sicurezza energetica nazionale. In questo senso viene infatti ampliata la possibilità per gli operatori di presentare nuove istanze ai commissari straordinari e soprattutto si prevede che venga razionalizzata la fase autorizzativa con un procedimento unico che semplifica e allo stesso tempo rende più rigorose le valutazioni ambientali. Questo metodo corrisponde peraltro proprio alla nostra visione sul tema dei procedimenti autorizzativi. Se vuoi realizzare un impianto, il decisore pubblico ti deve dire in tempi certi se quell'impianto può essere realizzato, se quell'impianto ha bisogno di modifiche. Ma di sicuro non ti può rendere ostaggio della burocrazia. Viene poi esteso ai commissari, che ricordiamo sono i presidenti delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, e a questo proposito la collega Petrucci ha ampiamente ricordato la questione di Piombino e le sue caratteristiche storiche, diciamo così, però ai commissari viene affidato anche il tema dell'incremento della capacità di rigassificazione e quindi non solo dell'installazione ma anche delle fasi successive. Sono previsti obblighi sacrosanti di trasparenza e di informazione per le comunità locali che devono essere coinvolte in questi processi, informate, devono conoscere le questioni e devono avere chiaramente le adeguate garanzie, nonché anche le adeguate compensazioni. Importante in questo senso è anche l'obbligo per i concessionari di manutenzione delle infrastrutture anche in caso di ricollocazione altrove delle unità galleggianti. Il piano di rigassificazione viene poi inserito nel piano nazionale integrato energia e clima, proprio perché è necessario avere una visione d'assieme dal punto di vista della strategia energetica. Vi è poi la parte relativa alle bollette, che è un ulteriore intervento per agevolazioni ai soggetti svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e per quelli in gravi condizioni di salute rispetto anche alle tariffe elettriche. Da questo punto di vista mettiamo in campo 285 milioni e sinceramente questo è un ulteriore intervento perché ricordiamo che fin dal suo insediamento il governo è intervenuto nettamente a sostegno delle categorie che avevano necessità e anche oggi che c'è una fase di crescita e sicuramente migliore dal punto di vista economico, continuiamo a stare vicini alle categorie più svantaggiate su questo tema. Vi è poi l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore gas, la riduzione IVA per il gas metano per combustione per usi civici e industriali, ancora l'estensione di tali riduzioni al teleriscaldamento che prima di questa legislatura era incomprensibilmente escluso da qualsiasi tipo di agevolazione. Vengono previste calmierazioni con prezzi minimi e integrazione dei ricavi per la produzione di impianti a biogas e biomasse. A riprova quindi di un nuovo e organico approccio alla questione energetica, vi sono anche disposizioni sulla questione dell'energia geotermica, che ne prevedono l'incremento laddove opportuno. Si tratta di una fonte energetica che con le dovute cautele può dare un importante contributo al piano complessivo e alla strategia sull'energia. Lo stesso discorso vale per il biometano, con le norme che consentono una procedura semplificata in caso di riconversione da gas comune a biometano. Sempre in tema di semplificazioni anche le norme sulle infrastrutture strategiche in ambito energetico che vengono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili come vettori di trasporto lungo l'asse nord-sud, la direttrice dei corridoi infrastrutturali energetici europei, con conseguente priorità su tutti i procedimenti autorizzativi che le riguardano e per le proroghe motivate che possono essere disposte anche d'ufficio. Semplificazioni a questo proposito sono presenti anche per quanto riguarda i provvedimenti espropriativi. Viene riservata,
nonostante quello che alcuni dicono incomprensibilmente, analoga attenzione anche al tema delle rinnovabili, con la definizione di attività generali, in particolar modo per quelle legate all'autoconsumo svolte da, dal terzo settore e da imprese sociali. Inoltre vi sono norme per aggiornare le tariffe per impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici in relazione alle procedure d'asta indette dal GSE. Insomma, un provvedimento che va nella giusta direzione, ovvero quella di continuare con il sostegno laddove necessario rispetto al caro bollette, mentre il governo ha lavorato e lavora alacremente con risultati evidenti affinché i costi energetici scendano e nello stesso tempo possa comunque essere mantenuto il sostegno. Voglio ricordare che questo governo, uno dei primi impegni che Giorgia Meloni aveva preso rispetto a questo tema del caro bollette era quello di lavorare per un tetto, un price cap a livello europeo, e questo impegno è stato assolto nei primissimi giorni di questo governo. E voglio anche ricordare, tramite lei Presidente, alla senatrice D'Annibale, che forse prima di intervenire conviene guardare le agenzie, perché l'elaborazione giornaliera del quotidiano Energia ci dice che i prezzi dei carburanti sono in calo. E da questo punto di vista, quindi, molte cose appunto inesatte vanno nella direzione opposta di quello che è il senso di questo provvedimento, che ha messo in campo una strategia energetica, che significa mettere in campo una strategia per la sicurezza, la prosperità ed il futuro stesso di una nazione. Dopo anni di dipendenza energetica, c'è infatti un governo che lavora guardando all'autosufficienza come obiettivo tendenziale, assumendosi la responsabilità delle scelte, a volte anche difficili, ma mettendo le basi affinché nessuno possa decidere di chiuderci i rubinetti e metterci in ginocchio. E diciamo quindi che, a proposito di dipendenza energetica, non ci sembrerebbe un'idea molto intelligente quella di passare dalla dipendenza dal gas russo a quella dai pannelli cinesi. La questione energetica per noi è una vera questione di indipendenza nazionale, quindi diversificazione delle fonti, al di là appunto delle descrizioni della maggioranza come un branco di negazionisti. Addirittura, Presidente, la collega Castellone ci ha definito ignoranti da questo punto di vista. Noi lo diciamo chiaramente, non siamo oppositori del tema del cambiamento climatico. Certo, forse la nostra ignoranza fa sì che magari non ci scandalizziamo se a luglio fa molto caldo, sì, questo lo ammettiamo. Però non siamo certamente nostalgici del fossile, come qualcuno ha detto, e ce l'ha detto qualcuno che, mentre stava nel governo dei migliori, apriva le centrali a carbone. Il governo Meloni, fino a prova contraria, le centrali a carbone le sta chiudendo. Da questo punto di vista, quindi, avanti certamente verso la decarbonizzazione, ma con una strategia di gradualità e con la consapevolezza di non cedere alcun passo sulla sovranità in nome del politicamente corretto e dell'ideologia globalista. Quindi sì alle rinnovabili. E vi segnalo anche, colleghi, segnalo ai colleghi che in questi mesi gli investimenti sulle rinnovabili che sono in campo in Italia sono ampiamente aumentati, sono triplicati ad esempio rispetto a 2 anni fa. Parliamo di 41 miliardi di investimenti in campo sul tema delle rinnovabili e di 38 gigawatt che sono appunto messi in campo. Vado, Presidente, a concludere, però insomma, un nuovo protagonismo dell'Italia che si esprime anche sul piano Mattei, che significa accordi non predatori con i paesi, in particolar modo del Nord Africa, sulla creazione di partnership plurali tali da avere una giusta diversificazione delle fonti energetiche. Avanti così dunque, per un'Italia che guardi al futuro e sappia coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. Infatti nella nostra visione gli esseri umani sono integrati e non contrapposti alla natura. Il benessere dell'uno è direttamente proporzionale al benessere dell'altro. E visto che oggi è stato citato un proverbio dei nativi americani, ne citiamo un altro anche noi, che dice che la terra non è ereditata dai nostri padri, ma presa in prestito dai nostri figli. Ecco, allora
Il nostro compito è rispettarla con equilibrio, con attenzione, ma con la convinzione assoluta che per consegnarla ai nostri figli in condizioni migliori di come l'abbiamo trovata, il nostro compito non è conviverci passivamente, ma viverla in modo proattivo, non da ospiti, ma da custodi. Per questi motivi esprimiamo un convinto voto favorevole a questo provvedimento. Grazie Presidente.